prego Solange, riprendiamo appunto questo discorso legato, sì, al leader psicopatico. Poi... dicevamo che quando la massa è in questa situazione, quindi desidera solo uscirne, arrivano sempre dei leader che conoscono molto bene le regole di condizionamento psicologico, che agisce in due modi. Innanzitutto semplifica il problema, usando spesso parole generiche, che sono quelle che fanno più impressione, tipo democrazia, socialismo, eguaglianza, libertà, dignità, patria, il cui senso è vago e non basterebbero grossi volumi a precisarlo, però nelle loro sillabe è unito un potere magico, ognuno si riconosce, no? E quindi è come se contenessero la soluzione a tutti i problemi. L'utilità principale di usare questi termini generici è quella di dispensare la massa dall'obbligo di pensare. È un piccolo shock di formule, di luoghi comuni, spesso imparati in gioventù, e sono sufficienti per attraversare la vita senza la fatica di pensare, no? Ancora oggi basta dire alcune parole, catalogare una persona, accennavi prima fascista, comunista, e uno pensa già di aver capito tutto. Secondo modo in cui agisce è quello di, dopo aver semplificato il problema, è di indicare un nemico. L'esistenza di un nemico infatti crea identità, e l'identità è necessaria alla politica. Questo ce lo insegna lo stesso Cossiga, che in un suo libro, che credo sia stato pubblicato post mortem, che si chiama Fotti il potere, lo dice chiaramente: anche nei periodi di relativa tranquillità si deve creare un nemico. Lui dice: certe profanazioni di cimiteri ebraici, certe minacciose e bizzarre scritte neonaziste che comparivano la notte sui muri delle grandi città, o l'echo dello scoppio di alcune bombette, soprattutto sotto elezioni, furono ai tempi della Prima Repubblica in molti casi opera dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Il fine era sempre lo stesso: alimentare le paure e rinfocolare sentimenti di odio per incassare vantaggi politici e dividendi elettorali. Questo è il meccanismo che viene sempre usato. È ovvio che il politico che è disposto a utilizzare questi mezzi o a sfruttare una situazione per incassare vantaggi elettorali ha delle problematiche. Problematiche che purtroppo, in cui purtroppo trasporta la popolazione. La trasporta, e una volta innestato l'odio e la rabbia, viene difficile bloccarla. Quindi spesso può sfuggire di mano. E questo è il pericolo oggi. Moltissime poi utilizzano, quando si studia la storia, si nota che le leve per far paura e quindi per incassare vantaggi politici sono sempre le stesse. Facciamo degli esempi. Anche qui Cossiga ci dice: una delle leve più importanti è sicuramente l'immigrazione e la paura del diverso, la paura dello straniero, l'eco del terrore delle invasioni barbariche è infatti un classico della storia dell'umanità. Dice: a maggior ragione in un'epoca di benessere come questa. Spaventa l'incombente arrivo dell'uomo nero, che col favore delle tenebre entra e ruba nelle nostre case, no? È l'allarme criminalità e immigrazione. È una paura ciclicamente alimentata. Ciclicamente da sempre. Possiamo partire dal 1800 con gli Stati Uniti, possiamo arrivare a Hitler, possiamo arrivare ai nostri giorni. È sempre la stessa paura. Perché? Perché alimentata, che poi in passato si è rivelata assolutamente falsa, comunque permette dei buoni risultati a livello elettorale. Questo è il pericolo grosso. Nel nostro paese, Solange, il periodo elettorale è stato anche anticipato da stragi di Stato, passami il termine, e queste ovviamente hanno avuto delle conseguenze determinanti poi nell'esito del voto stesso, dello scrutinio stesso elettorale. Anche qui c'è qualcosa da dire rispetto agli specifici protocolli di assolutamente voto. Assolutamente sono stati applicati specifici protocolli tutte le volte di cui è possibile riconoscerne tutti gli step per arrivare a ottenere un vantaggio. Ma ti dirò di più, addirittura c'è stata una manipolazione così grossa della realtà di cui oggi forse non ce ne rendiamo conto. Facciamo subito degli esempi. A un certo punto venne innescata una lotta tra destra e sinistra in cui vennero coinvolti, tu ricorderai, generazioni. Come no? All'epoca. Benissimo. Dietro queste operazioni ovviamente c'erano dei protocolli di guerra psicologica.
portati avanti da agenti o persone legate ai servizi segreti, e i ragazzi venivano strumentalizzati da una parte e dall'altra con termini diversi e lanciati, è forse il termine più giusto, contro lo stesso obiettivo. Facciamo un esempio, da una parte c'era, si ricorderanno molto, l'estrema destra e dall'altra parte c'era l'estrema sinistra. Molti di questi gruppi furono creati da dei servizi e, facciamo degli esempi concreti anche qui, furono creati, si fece proliferare una serie di sigle di movimenti marxisti-leninisti di ispirazione filocinese che dovevano andare in contrapposizione a quelli filosovietici. Così troviamo ad esempio Franco Freda, strage di Piazza Fontana, ariano, estremista di destra, che diviene maoista. Orsi, che dirigeva un movimento filonazista, la Giovane Europa, diventa filocinese e fonda un centro studi del pensiero di Mao. Entra nel direttivo dell'organizzazione dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia. Presiede la sezione ferrarese dell'Associazione Italia-Cina. Ventura, anche lui, strage di Piazza Fontana, apre una libreria che diviene un centro di aggregazione di sinistra extraparlamentare. Quindi si prendevano questi due gruppi, attraverso una propaganda mirata, li si alimentava l'uno contro l'altro, però dovevano avere lo stesso fine. In quel momento, abbattere il governo di centrosinistra, per non permettere una, diciamo, delle riforme che volevano essere fatte senza arrivare agli estremismi. A un certo punto la politica in Italia cambia, si decide che dopo un tentativo di colpo di Stato, che sì, poteva essere cambiato qualche cosa, ma si doveva farlo in maniera meno violenta, però questi giovani che erano stati così caricati l'uno contro l'altro, ovviamente non ci stavano a rinunciare a quella che era stata fatta passare per loro, a loro, come una lotta per cui il futuro ci si poteva anche immolare, no? In questa battaglia per il futuro dell'umanità. E allora che cosa fa? Parte un'altra operazione, nome in codice Blue Moon, in cui per disarmare quello che loro prima avevano armato con questi meccanismi di guerra psicologica e quindi depotenziare la carica giovanile, riempono l'Italia i giovani di droga, perché dovevano essere assolutamente disinnescati. Ecco, questo è un esempio molto rapido di come una generazione intera sia stata utilizzata attraverso specifici protocolli. E si potrebbe andare avanti, questa è solo una parte della realtà italiana di un certo periodo. Io ti chiedo di andare avanti compatibilmente ai 12 minuti che ci restano a disposizione, perché è un piacere, vedo che anche gli amici seguono con interesse, Presidente, no? È piacevole questa. Adesso quando ci sei te abbiamo anche il parterre all'interno della radio, quindi dimostra con quanto affetto e con quanto interesse è attesa la tua partecipazione. Qui ci sono delle domande, se io vi ricordo che tutto questo poi potrete trovarlo nel libro di imminente uscita, appunto, di Solange Manfredi, che parla di controllo psicologico, e soprattutto il piacere, per quello che ci riguarda, di presentarlo il 20 di aprile in questa esclusiva conferenza alla quale partecipano amichevolmente, per questo li ringrazio, proprio Solange Manfredi e Paolo Franceschetti. Ci sono delle domande che arrivano al 342 415 1406, oltre ai complimenti ovviamente, Solange. C'è Andrea che ti chiede: è un caso in questa fase storica la nomina di un papa tedesco che porta il nome del patrono di Europa? Ma guarda, sinceramente non lo so, nel senso che in Italia, come in tanti altri paesi, la verità è l'applicazione dei protocolli nelle specificità proprio più piccole, se riescono a capire dopo. Io oggi ho potuto fare questo libro avvalendomi di tanti documenti che sono stati desecretati recentemente, ma che riguardano anni passati, o del lavoro di alcune inchieste della magistratura che hanno potuto accedere a degli archivi, magari dei servizi segreti. Quello che io cerco di mettere in evidenza con questo libro è che il protocollo di guerra psicologica è sempre uguale, perché la psicologia dell'uomo non cambia, quindi
mettendole in evidenza sul passato, dove sì, possiamo essere certi, perché lo possiamo ancorare a dei dati, dei documenti, sull'oggi però si può fare comunque un'applicazione. Io mi ricordo, l'ho fatto come esempio nel libro, quando una volta al liceo, forse alle medie, sì, entrai in classe e vidi per la prima volta la lavagna, un'equazione di secondo grado. Rimasi terrorizzata perché non sapevo cosa fosse. Poi arrivò l'insegnante, spiegò le regole matematiche per risolverla, e a quel punto, entrando in classe, gli bastava un'occhiata per accorgermi che si trattava di un'equazione di secondo grado, non per risolverla, perché non sono mai stata brava in matematica. La stessa cosa si fa con i protocolli. Quindi oggi è possibile vedere se un protocollo viene applicato. Facciamo l'esempio: alimentare la paura. Qualche anno fa, quasi due credo, due forse, il capo dei servizi segreti francesi ha detto al Senato che Al-Qaeda non esiste dal 2002. E nel 2002 è stata uccisa nelle tane di Tora Bora e constava solo di 40 elementi. Quindi ha spiegato che tutti gli attentati successivi non hanno avuto niente a che fare con Al-Qaeda. Noi abbiamo quotidianamente sui nostri media la minaccia Al-Qaeda. È una paura creata ad arte.